Bentornati dopo il caffè. Io spero che abbiate preso tanta di quella energia, perché noi partiamo da una domanda. Chi ha detto che Cristo nell'arte non ispira più? Chi ha detto che è scomparso perché questo mondo secolarizzato, come si racconta oggi, non ha più bisogno di raffrontarsi con quella immagine, con quella figura? Beh, queste domande noi le abbiamo rivolte e le rivolgiamo adesso a una nuova scoperta di TV 2000. Posso dirlo? Demetrio Paparoni, sono sincera, io non avevo idea che si potesse raccontare l'arte e farla capire anche a chi non è cultore della materia. Paparoni, Cristo non è scomparso. No, Cristo non è scomparso, anzi, ha un ruolo diverso rispetto al ruolo che aveva nell'arte in precedenza, perché non è tanto la narrazione evangelica che compare nell'arte di oggi, quanto proprio la figura di Cristo come leader. Mi consenta di usare questa parola assolutamente impropria, fra virgolette, come leader politico. Cioè, spiegamola bene. Sì, gliela spiego. Guardi, proprio in questi giorni leggevo l'autobiografia di Bergman. E Bergman Ingmar Bergman, il regista. Sì, esatto. E lui praticamente dice di essere un cristiano ateo. Allora, voglio dire, e dice, ma non, se è un ossimoro, però dice, io questo sono. Che cosa vuol dire questo? Che il buon Dio ha dato ad alcuni il dono della fede, ad altri ha dato altri doni, cioè non possiamo pensare che esiste un Dio con lo stampino che, certo, ci ha fatto tutti, certo, tutti quanti uguali. E, ma si può anche, diciamo, stando fuori da quello che è, diciamo, la fede in un sistema religioso, si può pensare a Cristo come a un grande leader, cioè come a una persona che ha detto delle cose che hanno un valore universale, che trascendono anche quello che è il messaggio della Chiesa o delle Chiese. Paparoni, noi vogliamo vedere e capire ancora di più questo messaggio, che comunque è già di per sé molto chiaro. Noi le facciamo delle proposte e lei ce le spiega. Partiamo da questo. Dove ci troviamo e che cosa stiamo raccontando? Qua siamo a Colmar e questo è è Grunewald. Ed è il Cristo, ed è la crocifissione a un politico che è a Eisenheim, ed è un lavoro del Cinquecento assolutamente straordinario. Vede, già qui noi ci troviamo dinanzi ad un messaggio assolutamente diverso rispetto a quello che troviamo nell'arte contemporanea, perché qui Cristo deve creare empatia. E questa figura di Cristo ha il corpo segnato dalla malattia. Ed era in un convento, in un ospedale. Guardate il particolare, ecco qua. È terribile, la bava alla bocca, sta soffrendo. Esatto, cioè proprio, esatto. Ma chi è che doveva vedere questa figura di Cristo? E questo era nel convento degli Antoniti. Erano delle persone che andavano a curarsi le malattie della pelle. Quindi erano delle persone assolutamente sofferenti. Tra l'altro in quel periodo lì era molto diffusa questa malattia, perché nella segale c'era un fungo parassitario che determinava una sorta malattia, che allora chiamavano fuoco di Sant'Antonio, però è un termine improprio. Comunque sta di fatto che queste persone, vedendo Cristo, ecco, che soffriva della loro stessa malattia, esatto, potevano dire: facci la grazia, no? Esatto. Non facci passare quello che hai passato tu, hai già pagato tu per, bellissimo, noi. Cioè, voglio dire, c'era un dialogo fortissimo con quest'opera, per cui in qualche modo quest'opera dava speranza di guarigione. Ed era il Cristo dei dolori sicuramente, ma era comunque il figlio di Dio, e lo si capisce chiaramente. Sì. Riveniva, ancora c'era la vocazione originaria, il messaggio originario per la fede e per un cristiano. Questo però non è stato, poi, come dire, un po' cambia, si trasforma, fermo restando che Cristo, la rappresentazione di Cristo, rimane un punto di riferimento. Lei, Paparoni, ci ha suggerito di fare un confronto tra due opere incredibili. La prima è Caravaggio, che tra l'altro ci dà aiuto la regia, perché noi senza l'aiuto della regia questa mattina non capiamo. La Deposizione di Caravaggio. Paparoni, ci incanti. Ma guardi, noi qui ci troviamo dinanzi a un quadro assolutamente realista, costruito a piramide, per cui quello che è assolutamente straordinario, adesso al di là della luce, della sì, non entriamo nel particolare, il significato.
La cosa che io trovo assolutamente straordinario di questo quadro è che è tutto assolutamente credibile, cioè se lei guarda la posizione delle gambe dei personaggi, il modo in cui loro sono piantati per terra, si capisce che potrebbero essere realmente così. Mentre lei, per esempio, io notavo ci sono alcune parecchie crocifissioni, ma penso a Rubens, che se tu dici, ma se questi personaggi stessero realmente così su una croce, per portare giù Cristo cadrebbero tutti Cadrebbero giù. tutti, è Ma vero. quella è la straordinaria, diciamo, verità dell'arte, che attraverso una serie di bugie ti può dire una cosa vera. Caravaggio era vero, cioè non usava la bugia, no? Diceva delle cose assolutamente vere. Ma già noi in Caravaggio, noi troviamo che comunque Cristo è uno di noi, che è una figura del popolo. E d'altra parte, dobbiamo anche considerare che ci stiamo avvicinando ad un momento di svolta, perché con l'illuminismo nel Settecento l'interesse, diciamo, per il mondo dei misteri viene progressivamente meno e c'è l'interesse per la scienza. Ora è chiaro che più ti avvicini alla scienza, più È ti meno, è allontani chiaro, dai è misteri. chiaro. Questo non vuol dire rinunciare alla figura di Cristo, ma questo significa vedere nella figura di Cristo altro. Io vedo adesso l'immagine di David. Se E lei infatti, perché mi è piaciuta è una molto, figura Cristo è uno di noi, cristologica. questo Cristo è uno di noi che però si rapporta anche con i fatti di cronaca, se vogliamo. Certo. E veniamo quindi a David. Ma guardi che se lei si sofferma Giusto. sulla posizione del braccio, sulla posizione della. Cioè voglio dire, è chiaramente Pazzesco. un'immagine cristologica, ma guardi che noi oggi vediamo immagini cristologiche ovunque, anche dove non ci sono, perché voglio dire, è chiaro che se noi vediamo una foto di Che Guevara e pensiamo al Cristo del Mantegna, voglio dire, è un po' forzata la cosa, però questo vuol dire che la nostra cultura visiva è intrisa di immagini cristologiche. Guardi, d'altra parte, qual è la figura più rappresentata nella storia dell'arte dell'Occidente? È È Cristo, Cristo. cioè l'abbiamo nel sangue. Paparoni, una domanda. Questa anche umanizzazione sempre più spinta del Cristo, questo volerlo confrontare, ecco, quella è la cronaca di quei tempi. Era l'assassinio di Marat che viene raccontato. Guardate, tra l'altro, grazie per averli messi insieme così si capisce esattamente da dove siamo partiti e dove arriviamo. Non rischia di diventare blasfemo, non rischia di offendere Guardi, l'immagine di Cristo? io penso esattamente il contrario. E perché, vede, una cosa è la fede cieca e un'altra è il profondo rispetto per il pensiero di qualcuno. Guardi, io me lo sono scritto proprio ieri sera, proprio pensando al nostro incontro, Senta, le questa posso frase. chiedere una cosa, Paparoni, che lei mi sta veramente stuzzicando stamattina. Io le faccio una proposta. Le faccio vedere se Antonella mi aiuta un'altra cosa. E poi dopo mi continua questo Sì, pensiero. certo. Perché questa è un'altra delle sfide, è un'altra forse conferma di quello che lei sta dicendo. Antonella, pensaci tu. Beh sì, perché appunto un'umanizzazione del Cristo, soprattutto in questo periodo, periodo pasquale, è esposta al Palazzo delle Esposizioni. Dal 13 febbraio al primo maggio ci sarà la Via Crucis e Passione di Cristo di Fernando Botero, una mostra itinerante che ha già toccato tantissime capitali mondiali, da New York a Lisbona ed è stata anche a Palermo quest'estate, adesso è a Roma fino al 1º maggio. Per chi non potesse vederla, la può guardare insieme a noi adesso. Nidia Gutierrez, lei è la curatrice di una mostra che prende il titolo di Via Crucis, un ciclo di opere che come mai nasce e da dove nasce poi l'esigenza dell'artista di concentrarsi proprio su un soggetto di tipo religioso? Trabajar sobre obras cuyo tema es la violencia. Rappresentare attraverso le sue opere momenti anche molto crudi e violenti è sempre stato per Botero una grande sfida. Già nella serie di opere Abu Ghraib mise in scena il concetto della sofferenza. La passione di Cristo venne in maniera naturale e la religione quindi è stato un tema che Botero ha sempre trattato. Una versione però molto singolare, una versione diciamo molto umana, più pagana. Para sentir divina la ilusión que me trajiste. Botero ci tiene a mettere un'impronta sua particolare all'interno di queste opere. Qual è questa impronta? Tutta l'opera di Botero rappresenta un grande sforzo nella ricerca di un linguaggio personale.
questo linguaggio è riconoscibile universalmente. E non è solo una questione di forma, ma è fondamentalmente la maniera di esprimere i volumi, insieme alla presenza di una tematica, quella della sofferenza, che lo ha sempre inquietato. Questa serie ha una caratteristica particolare. Il linguaggio di Botero qui è pervaso da una sensualità, un tipo di colore, un'atmosfera che tende ad essere piacevole, bella. C'è una leggerezza che incanta, ma che però sembra in contraddizione col tema. È incantadora, digamos. Fernando Botero diceva che partiva da ciò che conosceva bene, da ciò che aveva visto, da ciò che era più particolare per raggiungere veramente tutti quanti. Allora in quest'ottica in che cosa consiste l'universalità di Botero? Io credo che in sua propria storia, in aver separato... Io credo che è proprio nel personaggio Botero, nella sua storia, è lì che lui trova questa universalità, questa capacità di trasmettere. Lui parte sempre, come si dice in colombiano, dalle sue stesse scarpe, parte da quello che succede a lui ed è proprio in questa maniera che riesce ad arrivare a tutti. A tutte le parti del mondo. Paparoni, Botero perde il figlio, gliel'ammazzano per motivi politici. Chissà se in quel Cristo che tra l'altro ci guarda in questo momento non abbia anche rivissuto la passione, guardi, del suo figlio. Sicuramente, ma ci sono dei dettagli di questa mostra dove dimostrano che lui stesso si sente Cristo, ma questa è una cosa assolutamente comune nella storia dell'arte, perché vede che lui rappresenta se stesso sulla Veronica. Cristo è uno di noi, io l'ho lasciata appesa a questo concetto che lei ha trovato nella biografia di Bergman. Andiamo... Ma guardi, io glielo volevo leggere perché una frase ho trovato che fa sintesi, questa frase l'ho letto dopo che avevo scritto il libro, dice: per me Gesù è un essere umano che parla ad altri esseri umani e che vive e muore nel mondo dell'uomo. Solo in questo modo lo sento vicino e solo in questo modo posso capire cosa dice. Io credo che questa sia l'attitudine che gli artisti dimostrano oggi nei confronti di Cristo. Un grandissimo rispetto, perché, ma guardi, ma si può, uno che aspira ad essere presidente degli Stati Uniti d'America, può dire io sono cristiano e nello stesso tempo dire io alzo un muro che non fa entrare a casa mia il bisognoso? Il pensiero cristiano è un pensiero politico oltre che religioso. Voglio dire, se non si capisce questa dinamica, non si capisce niente della figura di Cristo. E quel riconoscere Cristo come uno di noi ha contaminato tutti. Possiamo passare per Chagall, che tra l'altro è una, la Crocifissione Bianca di Chagall, è una delle opere più care a Papa Francesco. Prof, guardi qua che meraviglia. Ma guardi, non sono professore. C'ha ragione, lei me l'ha pure detto. Io sono abituata a parlare con critici, che sono tutti professori. No, guardi, io sono autodidatta, questa è la bellezza della sua. Sono anche disoccupato. Paparoni, chi scrive un libro come il suo non sarà mai disoccupato, ma guardi, questa è la mia opinione. È uno dei quadri che amo molto anch'io. Io le devo dire che ho cominciato ad occuparmi di questi temi e io molti anni fa ho curato una mostra di arte italiana al Museo di Tel Aviv. E quando sono andato a vedere il Museo della Shoah a Gerusalemme, e devo dire che è proprio cambiato la mia percezione del mondo. Se vedi un museo così impazzisci, perché non riesci a capire come è possibile che degli uomini possano fare del male ad altri uomini con una crudeltà. Beh, così. I fatti di cronaca di questi giorni ci confermano che quel male non è passato, non purtroppo, Paparoni. Però purtroppo. La cosa veramente interessante, a parte il fatto che Chagall ci ricorda che Cristo era un palestinese, Chagall intanto mette proprio un capo, un abito, tra virgolette, che è un capo tipicamente ebraico a Cristo. Ma tutta la narrazione attorno a Cristo è la narrazione dei pogrom, cioè degli ebrei russi perseguitati in Russia e che scappavano, ai quali bruciavano la casa, che internavano, che uccidevano. Che fanno molto ricordare i cristiani in Terra d'Oriente, in questi, se ci pensiamo bene. Guardate, certo, che la storia purtroppo non smette mai. La storia purtroppo si ripete, però voglio dire, quello che è straordinario è il fatto che ognuno di noi può trovare la propria figura di Cristo, no?
Paparoni, io le dico è una un cosa. Conforto. È un conforto non solo, ma è anche una grande sfida. E lei in questo volume che vi suggerisco perché è scritto in una maniera... Io sono un ignorante, quindi se l'ho capito io è quanto dire. Cristo e l'impronta dell'arte. Lei ci fa una scoperta veramente impressionante, perché lei se n'è andato in Cina a trovare questo Cristo tra noi e ci porta a un confronto, tra l'altro... sorprendente, ripeto, parla all'ignorante, tra il Mantegna e puntini puntini, lo faccio anche citare a lei, tra no, l'altro. Mi scusi, non è Mantegna, è Rosso Fiorentino. Ah, Rosso, chiedo perdono. È Rosso Fiorentino, sì. Cioè, ma questo è un artista cinese che io amo tantissimo, che si chiama Yue Mingjun. E questo è Mantegna. Questo appunto, è Mantegna. Io avevo allora, questo nella mia mente. Ah, no, occhi. Ma vedevo un'altra immagine. No, io avevo questo nella mente. No, infatti, ho detto no, ma Dio. Mentre lei diceva Mantegna, però c'era un'immagine allora, di Yue Mingjun. Allora, fissate queste immagini. Allora, facciamo così. Ci soffermiamo su questa. Ci soffermiamo su Mantegna. Ma guardi, quando io sono andato in Cina, mi sono reso conto. Io sono andato per motivi di lavoro. Cioè, normalmente i critici si muovono non tanto perché scelgono di andare, ma perché qualcuno ti chiama e ti dice: certo. Vieni a fare un lavoro. E girando per gli studi degli artisti, naturalmente vai a vedere quelli più noti, quelli più importanti, questo va da sé. Ne becca uno. Mi sono reso conto che la figura di Cristo in un modo o nell'altro entrava nella loro arte, quindi Wang Guanghi, Yue Mingjun, Zhang Guan, adesso faccio nomi che magari le persone non conoscono. Però trovavo straordinario questo fatto che questi artisti lavoravano sulla figura di Cristo, per cui ho chiesto loro, ma siete cristiani? E loro hanno detto no. Assolutamente no. Che cosa vedono ed ognuno, in quel Cristo? Ma guardi, la cosa assolutamente straordinaria. Tra l'altro, se la regia ci aiuta, li vediamo anche, così vediamo anche come poi lo hanno. Ecco qua, guardate qui. La cosa straordinaria è che ognuno di loro vede una cosa diversa. Perché vede, per esempio, questo quadro che è fatto di Wang Guanghi. Wang Guanghi è un artista che si sofferma sul fenomeno della fede, però non si occupa della fede solo in ambito religioso. Per cui lui dipinge leader, per cui lui quando dipinge Cristo, in qualche modo, noi in qualche modo lo dipinge come un leader, come una persona di cui noi seguiamo il pensiero. Paradossalmente, in questo senso, la figura di Mao, che non ha niente di religioso, no? Però è una figura che per i cinesi ha rappresentato il loro Gesù Cristo. E io lo capisco che questa cosa detta così sembra assurdo, ma anche Wang Guanghi mi diceva, fa io lo so... E lo so che cosa ha combinato Mao, ma noi fin da bambini ci hanno detto che dovevamo credere in lui, avevamo fede. E d'altra parte, se i cinesi non avessero avuto fede, Mao non avrebbe potuto fare tutti quello i disastri che ha fatto. Paparoni, mentre Cristo posso è una dire figura positiva. Lei ha avuto un grande merito, quello di restituire la verità anche a questi artisti che non possono restare indifferenti dalla storia umana di Dio, che è quindi Cristo. Io la ringrazio davvero di cuore, l'aspettiamo per altre sorprese. Se volete invece continuare davvero ad approfondire questo discorso, provate a fare proprio un'incursione in quest'ultima pubblicazione, davvero ne vale la pena. Cristo e l'impronta dell'arte. Paparoni, noi la ringraziamo. Ce ne andiamo in pubblicità, vero?